Ai, pera lo spietato genitor, che primiero tentò di ferro armato l'esecrabile e fiero misfatto, onde si duole la mutilata prole. O misero mortale, ove cerchi il diletto, cangi gli uomini in mostri, e lor dignità prostri. Nell'ode la musica del 1769, il poeta Giuseppe Parini si scaglia contro la pratica barbara dell'evirazione dei giovani cantanti, ancora diffusa nel Settecento e direttamente collegata all'attività teatrale. Questa usanza era stata probabilmente importata in Europa dall'Oriente e aveva lo scopo di preservare le voci bianche dei ragazzi abili nel canto, interrompendo in questo modo la loro maturazione sessuale. Ciò era dovuto al divieto per le donne di esibirsi nei cori ecclesiastici, soprattutto nello stato della Chiesa e a Roma, ma anche al fatto che le voci di questi cantanti erano molto apprezzate per via della loro struttura che era diversa dai registri femminili. I castrati, come venivano chiamati questi sfortunati cantori, erano utilizzati specialmente nel melodramma dell'epoca barocca, in cui venivano loro assegnati i ruoli drammatici di primo piano. Il pubblico in molti casi li idolatrava e alcuni divennero ricchi e famosi, dei veri e propri divi. Fu il caso soprattutto di Carlo Broschi, il cantante noto come Farinelli, che recitò nei principali teatri di tutta Europa e divenne l'artista evirato più famoso del XVIII secolo. Fu molto legato a Pietro Metastasio, l'autore di melodrammi più importante del primo Settecento. Nell'età dell'illuminismo furono molti gli intellettuali che presero posizione contro questa terribile pratica, e fra questi ci fu anche Parini, che nell'ode la musica critica ferocemente i padri che per avidità sottopongono i figli all'atroce mutilazione. Questi vengono paragonati al serpente che divora i suoi piccoli, poiché pur di compiacere i gusti raffinati del pubblico aristocratico non esitano a rovinare per sempre i giovani cantanti. Parini evidenzia come le voci degli evirati siano innaturali, frutto di un'alterazione in sé immorale, che oltretutto trasforma gli uomini in mostri e crea esseri deformi. È evidente il pregiudizio religioso e moralistico dello scrittore, che ricorda come la pratica dell'evirazione fosse in uso anche negli harem orientali, collegata alla poligamia diffusa nel mondo arabo. Egli cita anche le tribù africane in cui si credeva che i ragazzi che compivano 10 anni subissero una parziale mutilazione dei genitali, da lui definita taglio atroce e crudo. Parini rimarca che in Italia ciò avviene per avidità di denaro, una fame dell'oro e un vizio che ebbe un precedente nelle città bibliche di Sodoma e Gomorra, distrutte dall'ira divina e rase al suolo. Il poeta si augura che il cielo punisca allo stesso modo chi fa questo ai suoi tempi. La conclusione dell'ode è un duro atto d'accusa ai padri snaturati che compiono tali atti, ai quali Parini augura una vecchiaia di povertà e stenti, abbandonati dai figli che invece troveranno fama e ricchezza attraverso l'arte. Lo scrittore auspica anche un intervento delle leggi per colpire simili delitti, segno della superiorità culturale e morale dell'Italia sui paesi orientali e africani da cui la pratica della castrazione è derivata. L'uso dei cantanti evirati venne meno gradualmente in Italia e in Europa, anche per effetto di divieti legali, tuttavia vi furono ancora esempi celebri nella prima metà dell'Ottocento. Molti di loro erano attivi nel coro della Cappella Sistina a Roma, tra cui Domenico Mustafà che ne fu anche direttore. Uno degli ultimi castrati fu Alessandro Moreschi, che ai primi del Novecento incise un disco, ad oggi forse l'unico documento sonoro della voce particolarissima di questi sfortunati artisti. L'ode di Parini rientra nella letteratura impegnata dell'illuminismo, i cui esponenti affrontavano temi legati all'attualità e argomentavano le loro tesi per influenzare l'opinione pubblica. Il poeta prende posizione contro usanze che giudica arretrate, in nome del progresso civile e sociale. Altri esempi simili sono le odi sull'inoculazione del vaiolo, primo rudimentale tentativo di immunizzare le persone contro questa terribile malattia, e sull'inquinamento atmosferico della città di Milano dovuto alle colture del riso. Ricordiamo infine che Parini, da sacerdote cattolico,
ha una visione di tipo moraleggiante e sulla questione degli Evirati critica soprattutto la classe aristocratica da cui proveniva il pubblico del melodramma, con una posizione simile a quella del poemetto Il giorno.